Una nave che parte, una madre che piange, file interminabili negli uffici di collocamento. Immagini rubate da un vecchio film in bianco e nero rispecchiano una realtà non troppo lontana e molto drammatica. Conosciamo bene lo scenario nel quale sono state girate. La Sardegna, che per millenni aveva cercato di respingere eserciti di invasori, nei primi anni del Novecento assiste impotente alla comparsa di un nuovo fenomeno, quello dell'emigrazione. Tantissimi sardi furono costretti ad abbandonare l'isola, vessati dal fiscalismo statale, da annate agrarie compromesse a causa della siccità e dalla mancanza di lavoro. Sognando un futuro migliore, partirono in massa, solcando i mari, oltrepassando i confini, per approdare in paesi a volte ostili, che malvolentieri li accoglievano, rendendo le loro condizioni di vita durissime. L'Europa non era pronta per l'esodo sardo. Tristemente noti i cartelli con su scritto «Non si affittano camere ai sardi». I sardi, però, hanno dimostrato tenacia, abnegazione, e molti ce l'hanno fatta. Hanno trovato un lavoro, costruito una casa e formato una famiglia. Alcuni sono tornati. Una volta raggiunta la tanto agognata stabilità economica, altri ritornano soltanto per riassaporare il gusto del mare e riabbracciare i parenti. Storie bellissime e struggenti. Storie di sardi, nell'Europa dei sardi. E noi queste storie ve le vogliamo raccontare. Benvenuti e bentornati negli studi di Super TV. Siamo qui ancora una volta per una puntata dell'Europa dei Sardi e siamo pronti ad accogliere e raccontare le loro storie ai nostri conterranei che per un motivo o per l'altro hanno dovuto lasciare la nostra terra e varcare i confini della Sardegna, dell'Italia, per recarsi in varie località d'Europa per trovare un lavoro, per cercare fortuna, per inseguire un sogno. Oggi voglio salutare la nostra amica, la mia amica Laura, che vi presento con grande gioia. Ciao Laura, Ciao, benvenuta. grazie. Siamo pronti a intraprendere un lungo viaggio. Da dove partiamo? Da dove partiamo oggi? Da Oristano. Oristano. E quindi io immaginavo questa trasmissione, immaginavo di ospitare delle persone un po' attempate, un po' anziane, però vedo che ancora oggi quello dell'emigrazione è un tema abbastanza attuale, perché a volte i nostri giovani sono costretti a partire per trovare un lavoro. Quindi partiamo da Oristano e dove andiamo? Prima tappa, in Italia. Beh, Breve, sì. si comincia sempre così, una breve tappa in Italia, una toccata e fuga. Dove sei stata? Sono stata per un colpo di testa in Val Badia. No, Un colpo di testa, cioè sei fuggita di casa? no, un'amica mi ha coinvolta in quest'idea di provare l'esperienza delle stagioni, però chiaramente non, era una cosa che non mi apparteneva. E Una località quindi turistica in un posto molto sì. freddo, Ai immagino. confini con l'Austria, dove praticamente c'erano i mondiali di sci e quindi il turismo. Era pronta la città ad accogliere molti Sì, turisti. però chiaramente, ripeto, non era una cosa che a me piaceva, quindi sono tornata dopo un mese e mezzo, forse. Non ti piaceva come luogo, clima o proprio il lavoro in sé? Allora, intanto i lavori in sé, ero pronta a mettermi alla prova, però chiaramente quello non era la tipologia di lavoro che Ti faceva per posso me. chiedere che lavoro Sì, facevi? lavoravo in un albergo, una struttura, Posso chiederti? io ero praticamente in charge per il bar, al bar, però non Non ti piaceva. E niente. quindi che cosa è successo? E quindi è successo che in 448 sono rientrata e poi dopo qualche mese, tramite un'altra amica che partiva per Londra, sono andata a trovarla. Queste cattive amicizie ti rovinano a Amicizie volte. influenti. Praticamente dopo qualche mese l'ho raggiunta proprio.
quindi mi sono trasferita anch'io, ho detto resto qualche mese, faccio un'esperienza, invece sono diventati... Ma eravate preparate? Perché molte persone partono così all'avventura. Ah sì. Vabbè, così. Voi, quindi tu sei partita e hai detto dove dormirò stanotte? In un albergo, ovviamente. Allora, quando sono partita praticamente avevo procurato già una stanza tramite un'agenzia qua in Sardegna, però chiaramente quando ti organizzi da qua non è come quando sei lì, quindi trovi degli incidenti, diciamo, di percorso. A parte il fatto che a volte mi è capitato di guardare delle foto che rappresentano il locale, l'albergo, meraviglioso, poi magari sono di 15 anni prima, questo mi è successo. Diciamo che a volte c'è l'inganno. I primi sei mesi sono stati intensi, perché ho dovuto condividere un letto a castello, in una stanza che probabilmente era un 2 metri per 3, dove c'era un armadietto, un lavello, un frigorifero e un tavolo pieghevole, perché chiaramente se mettevi il tavolo ci stai, uscivi tu. Poi noi in Sardegna tanto c'è spazio, siamo pochi, abbiamo case abbastanza grandi. Se vai a Londra quella è stata una cosa preparare. Momentanea. Una cosa momentanea che ti ha temprato, non ti ha ucciso, ti ha fortificato, quindi sei andata avanti. Sì, sì, sì. Il tanto di assestarsi, cercare un lavoro, iniziare a parlare la lingua per poi magari arrivare a qualcosa di, insomma, più... Ma tu quando sei partita, che cosa avevi in testa? Avevi già dei progetti, avevi dei sogni? Io so che hai fatto degli studi artistici, sì. Per cui avevi intenzione di intraprendere la carriera d'artista, oppure? Allora, intanto io faccio la DJ da anni, quindi quello doveva essere chiaramente approfondito. E poi, avendo fatto appunto studi artistici, volevo comunque approfondire la parte moda e design, che è quella che mi piace di più e che seguo anche come hobby, diciamo. E quindi ho cercato di inserirmi in quell'ambiente. Ho capito, non sapevo di questa tua vena di stilista. No, non proprio stilista, però tutto ciò che riguarda il campo della moda mi interessava, e quindi appena ho avuto un pochino di confidenza, diciamo, con la lingua, ho cercato un lavoro che mi avvicinasse a quell'ambiente. Ma dove l'hai trovato? Perché è ancora un sogno per me. Come hai fatto? Hai messo un annuncio sul giornale, hai guardato, allora, hai conosciuto altre persone? Per fortuna, in posti come Londra, come l'Inghilterra, come l'estero in genere, vale la meritocrazia, non è come in Italia. E quindi, fortunatamente... Sono alla metà formale. Un messaggio. Sottotitoli. Sottotitoli. Praticamente ho mandato il curriculum in varie aziende. Loro comunque, quando vedono il curriculum, se lo trovano interessante, ti chiamano per fare un colloquio. E se ti trovano interessante anche dopo il colloquio, ti danno l'occasione di mettere in pratica quello che tu affermi durante i colloqui. Quindi chiaramente, se non vali come persona, cioè in quell'ambito lavorativo, loro la prova te l'hanno data, ti hanno dato l'opportunità, e però quindi, come si dice in inglese, ti ci boganta. Esatto. E quindi io mandavo il curriculum, io me la sono tentata e mi è andata, e ti è andata bene. Cioè, io per quello che mi riguarda sono stata fortunata. Però volevo chiederti, il fatto di essere italiana ti ha agevolato in questo senso? Perché quando viaggi sai bene che anche i passanti a volte mi guardavano e dicevano: ah, si vede, sei italiana. Io magari vestita molto chiedo, allora... e quindi forse ti ha agevolato, perché l'Italian style ovunque è molto apprezzato. Mi ha agevolato all'inizio, perché poi il trend dopo è cambiato, hanno iniziato, cioè mentre prima le persone che lavoravano in quell'ambito erano ricercatissime, italiani,
Dopo c'è stato una specie di cambio, c'è stato il Ma periodo. io ti interrompo sempre, di che anni parliamo? Beh, io sono partita nel 2004. Ah, quindi è recentissimo. Sì. E poi ci sono stati gli anni trend dei giapponesi, coreani, perché come tu saprai per il design, e quindi serviva Sì. anche chi parlava il mandarino, mentre prima serviva chi parlava l'italiano. E dopo sono subentrati invece i russi. Quindi chi parlava il russo era agevolato, quindi l'italiano è andato un po'. Cioè, ci sono stati questi periodi I di. nuovi ricchi adesso sono i russi, non sono più gli americani, gli italiani che Direi viaggiano. anche gli indiani sono potenti, i giapponesi, però comunque sia per il design, direi più che per la moda, per il design, i giapponesi hanno una passione. Sfrenata, cinesi, giapponesi, insomma gli orientali in genere. Ho capito. E vedo che la tua maglietta comunque non sembri. Non sembra che tu sia stata tanto influenzata dallo stile inglese. È una maglietta. Allora, a parte il taglio di capelli, che comunque adesso le distanze si sono ridotte sempre più, anche tra l'Italia e l'America, tra l'Italia e Londra, grazie a tutti i nostri contatti, internet, quindi non è più così lontano No, a Londra. vabbè, allora intanto per i capelli ho sempre avuto una follia, non direi neanche pazzia, proprio follia pura, No, io. fin da piccola, quindi ne ho sempre fatto veramente di tutti i colori. Per ciò che riguarda la maglietta, mi piacciono le cose particolari, Oh, questa è sarta, io vedo una questo donna con, sì, sembra una vedova. è un'azienda sarda che fa queste stampe. Rivisitate di maschere sarde piuttosto che immagini, che so, anche gioielli, stampano direttamente. E tu ti sei mai ispirata all'arte sarda, alla nostra cultura per fare magari. Per disegnare qualche. Disegnavi anche abiti? Oppure ti occupavi di, che ne so, le decorazioni delle stoffe, le stampe delle stoffe? Allora, io ho fatto praticamente, quando ho lavorato nella moda, praticamente mi sono occupata di vestire celebrity, quindi avevo la mia stilista, che era una stilista molto affermata lì in Inghilterra e in America, e quindi avevamo un certo pacchetto clienti, si Cioè, chiama. Quindi, come avere una Barbie. Tu avevi i vestitini della sì. Più stilista, o meno, sì. Poi, acchiappavi il personaggio e lo vestivi tu. esatto. Poi c'è stato un periodo dove ho lavorato per un'altra azienda dove disegnavo, ma dovevo attenermi ai canoni dell'azienda. Quindi mandavo magari in produzione, che so, la giacca piuttosto che l'abito, però dovevo mantenere i canoni dell'azienda e mandavo direttamente in produzione l'ordine. Quindi non ti permettevano di esprimere al Ma meglio il no, tuo talento? ma io non volevo disegnare abiti, più che altro mi piaceva l'idea di approfondire proprio la parte del design, diciamo. Per ciò che riguarda la moda, invece, c'è stata anche questa esperienza con London Fashion Week che mi ha comunque Sta partendo un po' di gelosia, però io importato. sì, ha fatto un sacco. Io cioè io la conosco come DJ, ma tutte queste esperienze. Se no mi No, perché non è, allora non è una annoierei. persona che racconta troppo e non sì, io mi vanterei anche un po' di questa No, ma esperienza. perché Adesso io scherzo, me le ovviamente. porto volentieri con me, a volte quando ci penso, penso che sia stata una vita parallela, perché poi torni qua e cala la notte. No, vabbè. Amici sardi, no, aspetta, No, nel però è senso. diverso, A livello diciamo che è artistico, diverso, è a livello chiaramente qua, artistico. da quando sono tornata c'è stato un incremento notevole dal punto di vista artistico, musicale, cioè le serate, la carriera da DJ, mentre la Londra, l'avevo rallentata un po' perché comunque sia devi decidere se lavorare di giorno o lavorare di notte.
molto semplice, anche se lì non mi sono fatta mancare locali particolari dove ho fatto serate. Hai potuto serate, fare anche delle serate. Serate anche si in locali importanti. Si dice esibirsi quando fai... Tu mi dici, io suono, no? Come si dice quando fai una serata sì, da DJ? DJ set, ma DJ esibirsi set. Non... E non so come definirlo, DJ set. DJ set. Un DJ set. Okay. E quindi sì, non mi sono fatta mancare niente però, devo dire la verità. Hai avuto la possibilità lì di frequentare anche qualche corso di studi per approfondire oppure tutta esperienza di vita e lavorativa? Cioè il tuo bagaglio di esperienze ha contribuito alla tua crescita oppure sei riuscita anche a frequentare l'università, dei corsi? No, non ho fatto nessun corso. L'unica parentesi che ho avuto, ho lavorato per questa azienda che praticamente fa abiti da uomo prevalentemente e ho fatto un corso interno di abiti sartoriali, quindi ovviamente ho anche quell'aspetto là, non sono una sarta però so come deve vestire un abito da uomo soprattutto. Molto bello, molto interessante. Quindi questo viaggio comunque inizia qui in Sardegna, breve parentesi, in confini vicino sì. all'Austria, e poi Londra, e si interrompe a Londra? Sì, si interrompe a Londra. Si interrompe a Londra, ma tu hai anche qualcos'altro da raccontarmi? Perché non voglio ancora tornare, sai quando sei piccolo che ti dicono dai torniamo a casa? No, non voglio tornare, voglio sapere di più. E fammi poi domande. Torniamo. Mi domande. No, io voglio sapere adesso che cosa ti ha spinto, perché io sono contenta, io dico sempre che sono molto contenta quando i giovani tornano qua. Io definisco giovane ancora, sei più piccolina, più giovane, come si dice in sardo, sei più piccola di me, per cui sei molto giovane. Sono molto contenta quando tornate e mettete a nostra disposizione quelle che sono state le vostre esperienze e quello che è il vostro bagaglio culturale. E come mai ti sei decisa a tornare? Ma diciamo che il periodo che io sono tornata c'era il credit crunch. Cioè, era, praticamente la crisi finanziaria. Sì, lo so, però traduciamo. Sì, traduciamo, tutto, certo. Traduciamo, sì. C'è stata la crisi finanziaria, si pensava, stavano iniziando a tagliare gli stipendi nelle aziende, eccetera. Si pensava che peggiorasse, almeno per quegli anni. Poi per una serie di eventi ho pensato che magari forse erano segni, tra virgolette, del destino. Ed era il caso di tornare e mettere mano all'attività di famiglia, cercare magari di mettere un po' di d'arte, un po' d'arte nell'attività nella vostra azienda. Sì. Volevo chiederti se hai mai pensato di mettere a frutto tutte queste tue esperienze lavorative, esperienze nel mondo della moda e del design, per tornare qui e aprire magari un'attività di quel tipo. Devo essere sincera? Sì, non puoi dire parolacce, però non le dico, però l'Italia è abbastanza sconfortevole da quel punto di vista per poter pensare di iniziare una cosa del genere, un'avventura del genere, quindi per me no. Mi piacerebbe lavorare di nuovo in quei settori dove ho lavorato in Inghilterra, ma non di mia iniziativa aprire un'attività io, perché il problema che c'è qua in Italia è proprio questo, che comunque le aziende non vengono aiutate più di tanto, anzi direi quasi... Vengono scoraggiate e le tasse ti affogano, quindi non mi interessa. Non ti interessa? Non mi interessa, cioè c'è una tassazione talmente alta che proprio il gioco non vale la candela qua in Italia, per me, poi per carità, questo è solo un mio pensiero. Beh, certo. Mi dispiace, però devo essere sincera. Cose dettate dalla tua esperienza, qui insomma potrebbe cambiare tutto. Hai detto bene, potrebbe. Potrebbe, io sono sempre fiduciosa. Ci rimane solo quello.
Longevità c'è speranza. E comunque dicevamo che sei tornata. Ti è mancata la Sardegna, nel senso che qui io sono abituata al nostro clima, al nostro mare, alle nostre attività. Io so che tu sei anche una surfista, per cui come fai a Londra a conciliare l'amore per il surf? Infatti pensavo inizialmente che sarebbe stato più difficoltoso, però alla fine quando trovi un lavoro che ti soddisfa, le cose, torniamo sempre a quel discorso, le cose funzionano bene perché comunque l'organizzazione lavorativa è diversa da come funziona qua in Italia. E riesce anche a ricavare tempo per magari fare delle vacanze al caldo durante l'inverno e al caldo durante l'estate, perché magari durante l'estate torni a casa. Sì, ti manca, perché all'inizio ti manca tanto, però Londra, in questo caso Londra, gli altri posti non lo so, è talmente ricca di d'arte, di moda, di spettacoli, di mostre, di monumenti, di divertimento, che non hai tempo per... Cioè, quando ti accorgi... Non hai tempo per la malinconia e la nostalgia. No, ti dico la verità, guarda, io sono molto legata alla mia famiglia, ai miei affetti, le mie amicizie, il mare, però francamente... Il tempo vola, quindi quando vola praticamente è già ora di farti il biglietto, e allora... Invece qua non passa. Qui non passa mai. Qui non passa. Da Londra poi mi hai detto che hai viaggiato perché rincorrevi un po' il caldo, ma sì, oltre alle vacanze hai fatto dei viaggi interessanti di cui ci vuoi parlare, che possono essere state interessanti anche per il tuo lavoro come DJ, come stilista, come designer. No, premetto che non sono stilista. Utilizzata. Allora, no, vabbè, i viaggi... Allora, io quando faccio un viaggio cerco sempre di non farlo in maniera confortevole, nel senso, mi piace vivere il posto... Quindi sono sempre stati viaggi dove ho cercato di capire la cultura dei posti dove andavo, conoscere la gente del posto. Da questo punto di vista penso di essere stata molto fortunata con la lingua, perché alla fine partendo ovunque vai la gente parla l'inglese e quindi a quel punto per me era molto facile la comunicazione e quindi capire le abitudini, le usanze, quindi quella è stata la parte più importante. Ti apriva tante porte, insomma, il fatto di sì, avere una padronanza dell'inglese. Quella è stata la cosa che alla fine ti porti dentro, poterti confrontare con altre culture, con altri popoli. Un po' in Spagna ho avuto difficoltà perché non tutti parlano l'inglese, io ci provavo col sardo ovviamente, sì. No? Ti è mai capitato di andare in Spagna? Sì, ci sono stata diverse volte, tra l'altro in Inghilterra spesso credevano fossi spagnola quando entravano magari nei posti dove lavoravo, forse il modo anche di parlare l'inglese, l'accento, non lo so, però a volte credevano fossi spagnola. Avevo colleghi spagnoli, quindi capivo ogni tanto quello che volevano dire, perché magari o io all'inizio o loro, dopo che io c'ero tanti anni, magari non sapevano parlare bene l'inglese, allora mi dicevano le cose in spagnolo, io le capivo dovute al sardo. Cristiana Susadro. Esatto. Esatto. E allora tu parli... Inglese, francese, spagnolo? No, francese no, spagnolo. Lo capisco un pochino. Ma il sardo lo parliamo? Il sardo, ma no, parlare già. Proprio qualche cosa la dico, però qualche intercalare. Però parolacce. Arrivo da una famiglia dove i miei genitori tra loro parlavano il sardo, quindi l'orecchio comunque ce l'ho. Chiaramente l'orecchio ce l'ho, quindi qualche
qualche frase ogni tanto mi esce, Quindi l'azzecco. se avrai dei bambini glielo insegnerai, così la nostra lingua non morirà con noi. Oddio, Adesso io potrei provarti, sto ma. viaggiando con la fantasia, sto anche cercando figli e in che lingua ci devi parlare? Magari gli insegno l'inglese, che è forse più utile. Li Il sardo lo insegnerai? lascio alle scuole, se potessero Sì, ma sì, magari le riprenderlo. scuole si stanno muovendo anche in Perché questo quando senso. io ero piccola, quando io ero alle elementari, insegnavano anche il sardo. Io arrivo da una scuola elementare dove c'era sia il sardo che l'inglese, quindi era avanti la mia scuola, tutto Invece sommato. quando ero piccola io, si parla di insomma, molti anni fa, parlare in sardo qui a Bregungia e quindi non si poteva parlare in sardo, purtroppo. Io l'ho imparato, vabbè, la mia famiglia non è sardissima, quindi io l'ho imparato da Dopo. grande, da adulta, e ci tenevo, visto che sono nata qui e mi sento sardissima. Per cui viva la lingua Certo, no, ma sarda! io sono d'accordo sul reinserimento, assolutamente. Dovrebbero. Non esiste che si perda. No, non è uno dei nostri tesori, è il nostro patrimonio culturale, per cui questa tua idea di Che reinserirla mia nelle non è. scuole, no, infatti Che mia non è, non è però. condivisa da te, e prenderà sicuramente piede a breve, anzi hanno già iniziato con i corsi di sardo per Speriamo, i bambini. speriamo. Cara Laura, adesso ti devo congedare, mi dispiace perché è Grazie. stata una chiacchierata interessantissima, mi hai fatto sognare perché quello di cui tu ti occupi e ti sei occupata rientra nelle mie passioni, nei miei amori, per cui Grazie. adesso ti ringrazio per essere stata con noi, Grazie per è stata avermi veramente invitato. un'intervista molto interessante. E quindi do appuntamento a tutti i nostri amici da casa per la prossima settimana con l'Europa dei Sardi.